Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 35 della nostra partita in Hearts of Iron 4 con il Sudafrica. Allora, nello scorso episodio abbiamo saccagnato, come è giusto dire, la flotta inglese, una battaglia pazzesca, li abbiamo davvero rasi al suolo. Adesso ci saranno altre battaglie qua, ma la nostra flotta credo che si stia andando a riparare qua a Taranto, infatti. E dobbiamo un attimino ristabilire più che altro le navi da superficie, perché i sottomarini sono stati una cosa sublime, proprio fantastici. Appena sono entrati loro in contatto, non c'è stato verso, abbiamo affondato tutte le navi inglesi, proprio è stato un successo su tutta la linea da quel punto di vista. Adesso dobbiamo cercare di sistemare un po' la faccenda. Dunque, per quanto riguarda la questione qui, non saprei bene cosa fare, però iniziamo a sistemare bene la faccenda qua. Allora, secondo me ci sono un po' di cose da fare. Questi voglio deployarli immediatamente perché sono quasi pronti e che si sbrighino in sostanza. Perché ho bisogno di loro. Cioè, questi qua sono le nostre punte di diamante, polli blindati. Le mandiamo in questo esercito. E tutto questo esercito, come si fa? Lo selezioniamo e lo mandiamo a riga. Tutti quanti a riga. Anche questi dovrebbero farcela, non hanno organizzazione per ora, fa niente. Strategic redeployment, ovviamente. Purtroppo arriviamo dall'altra parte del mondo, quindi ci mettiamo un bel po'. Poi altri porti importanti, qua c'è quello di Tallinn, quindi voi andate a Tallinn. Iniziamo a posizionarvi in questi punti strategici. Allora, io pensavo di fare così. Qua abbiamo 150 punti, è giunto il momento, ragazzi. Mi dispiace, ma se l'asse si comporta male, mi comporto male anch'io. Close economy e vediamo un po' di sistemare la faccenda. Facciamo passare qualche giorno. Adesso dovremmo smettere di esportare subito. Esatto. Allora, qua abbiamo del surplus. Non mi interessa. Non mi interessa. E qua siamo sotto di un po'. Allora, sistemerei. Oddio, questi qua non mi danno neanche quello che chiedo. Zero mi danno. Maledetti te. Purtroppo quando si cambia la legge economica, la Svezia vuole darmi delle cose. Io gliele chiedo per ora, senza che magari si accorga. Ok, così va bene. Tu non è che di più vuoi darmene, no? Perfetto. Sotto c'è qualcuno che si è ricreduto, no? Quindi questo qua è tutto l'acciaio che posso avere. Ora, produzione. Production, production, production. Di questi qua ne ho 488. Secondo me possono bastare. Di questi qua invece ne servono tantissimi. Anche perché la nuova produzione, se no, non può scendere in campo. Cioè, questi qua mancano proprio i tank moderni. E senza i tank moderni non si va da nessuna parte. Quindi, visto che ci servono tank moderni, io direi che in questo momento posizioniamo le navi in cima a tutto. Quindi, voglio light cruiser. Destroyer, anche questi in cima e questi. Quindi queste sono le priorità e l'acciaio va qui. Perché? Perché sì, per forza, non possiamo agire diversamente. Tutti nella Magister Classis che non so neanche se è scritto giusto. Poi voglio. Ora fatemi vedere se faccio così. Al massimo le risposto dopo. Ecco, facciamo così. Allora, Modern Tank, tra l'altro lo posso migliorare? No, mi sa che l'avevo già fatto nello scorso episodio. Questi qua sono già il Mach 2, esatto. Allora, portiamo tutti i Mach 2 in cima alla lista. Perfetto. Poi voglio i due tizi mascherati qui. Voglio portare questa sopra e questo è l'ordine di costruzione che mi interessa vedere. Tanto queste cose non le produrremo mai perché non avremo mai tutto questo acciaio, ma metti caso che arriva, insomma, vorrei fare una cosa di questo tipo. Ora, questi qua dove sono finiti? Dietro. Quindi rimandiamo tutti quelli che sono questi in cima. Perfetto. Questi quattro. Dovrei averne ancora qualcuno in fondo. Questi qua li lasciamo così perché sennò è troppo. Quindi sostanzialmente riesco a produrre con tre fabbriche e un pochino questo. Un pochino questo, quanto pare. Va bene, e facciamo light cruiser, destroyer, light cruiser e
Sottomarini, va bene così, questa priorità mi piace. 4 all'anno, quindi 8 all'anno, di questi 1 al mese, quindi fra un anno ne avremo un po' in più, e questi qua 2 al mese. Sì, dai, va bene così. Ok, questa è la situazione che secondo me può andare bene. Adesso, la situazione qua, io ho cercato di immaginarmi i vari scenari. Allora, il mio scopo è attaccare la Svezia. Posso attaccare direttamente la Svezia, ma io devo fare invasioni navali che potrebbero andare male e da qua questi qua possono invadere, devastare, rubarmi tutto, cosa che voglio evitare. Io sono già in guerra con la Norvegia e potrei andare in guerra con la Finlandia, questo per avere un confine migliore con la Svezia e provare ad attaccarla meglio. Cioè, perché la Svezia è l'unico deposito di acciaio rimasto, questo è lo scopo di questi episodi, perché comunque sia poi preso il controllo di questa zona possiamo attaccare l'Inghilterra magari dalla Norvegia. Quindi quello che vorrei fare io, la mia idea iniziale era attaccare la Finlandia, ma credo che sia impossibile superare i tedeschi. E il problema qual è? Non è che i tedeschi mi stiano sulle palle, è che loro hanno il commercio chiuso, e dove cacchio si vede? È qua, e quindi non mi danno l'acciaio, perché loro di acciaio ne hanno 2000. Ragazzi, 2000 hanno più acciaio loro di quanta gomma abbia io. Vi rendete conto? Io ho tutta la gomma del pianeta. Quindi significa, cioè, letteralmente ho tutta la gomma del pianeta. Cioè, in totale gli altri, c'è cioè Siam, che credo la stia scambiando con Bhutan e con gli Stati Uniti. Aia, questo non va bene. Quindi la mia idea è questa, attaccare la Norvegia. Credo che questo sia quello che dobbiamo fare. Quindi prendiamo le due nostre forze di Marines. Prendo questa e attacchiamo da qua. Allora, potrei attaccare Oslo, ma secondo me è molto difesa. Quindi attaccherei in questa zona. Così. E stesso discorso te, da credo Riga sia la seconda base più vicina. Esatto. Vai giusto qua perché e mi fai un discorso del genere, magari se arriviamo fino al fiume che potrebbe essere un punto di contatto. Poi mandiamo le altre truppe normali, quindi i poli del sud che ora hanno anche i poli blindati, qui così. L'idea è quella di andare fino a Bergen, prendermi il controllo di questa zona e invadere la Norvegia da sud. Una volta con la Norvegia possiamo prenderci la Svezia. Questo è quello che dobbiamo fare. Ora, a parte che dovrò aspettare molto, però qua mi serve il controllo del Mar Baltico e anche la superiorità aerea. Allora, io credo che la superiorità aerea possiamo lasciarla perdere. Il controllo del Mar Baltico iniziamo a mandarci su questo, magari. Quindi, così. Ti do Riga come nuova zona. Ecco qua. E tu mi fai per adesso. Vieni qua facendo convoy esc. Che palle! Che palle! Perché succedono queste cose? Paradox. Cosa siete voi? Quelli sott'olio? Fleet. No, non sono questi, sono questi. Dimmi il nome della flotta, ti prego. Ah, che palle, quelli che erano qua, come si chiamavano? Ma è possibile. Voi. Ok, siete voi, perfetto. Qua. Ma allora siete degli stronzi. Scusate ragazzi, ma io odio quando i giochi sono. Cioè, rendono difficile il tutto. Ok, vieni qua. E fai il buon amico. Anzi, facciamo che ti faccio fare solo questo. Perfetto. Ora distribuitevi da quella parte e vediamo un po' il da farsi. Qua dovremmo avere gli aerei dalla nostra che ci aiutano. Ora qua ho la mia flotta che si sta riparando. Quindi qua rischiamo un po'. Nel frattempo però gli italiani stanno riconquistando la Sardegna. Bello, e magari vanno fino su in Corsica, fantastico. L'importante è tipo eliminare queste basi qua, le basi aeree anche, perché probabilmente qua hanno davvero un sacco di aerei, questi tizi. E
Cioè, qua so che c'è una baseria, ne sono abbastanza sicuro. Quindi dobbiamo eliminare la faccenda qua. Poi ecco cosa volevo fare. Prendiamo un attimo questi e distribuiamoli. Allora, tu mi fai il controllo di quest'area. Solo questo. Qua ho preso tutto bene. Qua sali su da questa parte, tanto lì dentro in teoria non dovremmo avere alcun tipo di problemi. Perfetto, mentre tu vieni qua e inizia a spostarti in quella direzione. Adesso io prenderei allora, non si può fare il contrario. Select all, deseleziona questo e quelli belli. Ok, voi altri vi mettete in una formazione e venite qua. Ok, vedete, prendo questi, gli cancello questo piano che non me ne frega niente e prepariamo un'invasione. Da qua a qua. Ok. Molto bene. Io direi che ho sistemato quello che dovevo sistemare. Adesso aspettiamo di vedere cosa succede. Qua siamo sempre sotto di... Wow, sei. Dammi. Ok. Non c'è acciaio per me. Cos'è sta roba? Reform a Nation of China. Ah, certo, ha chiuso i bucaporti qua. Ci possiamo fare ben poco. E purtroppo qualche convoglio se ne va in fondo al mare. Qua siamo già tornati a 60. Dobbiamo aspettare che le cose tornino a posto. Vediamo un po' questi come va. Qua ci mettono i secoli eterni. Queste qua saranno pronte ottobre del 48. Pensate un po'. Senza considerare il fatto che gli mancano i pezzi. Allora, qua per fortuna siamo tornati a produrre delle cose, che qua li produciamo anche se non bastano. Siamo sotto. Wow. Magari cancello qualcuno di questi. Provo di cancellare quelli messi peggio. Ancora uno, dai. Così va bene. Sì, così è gestibile, dai. Ci mancano ancora questi, ma tutto sommato va bene. Qua solo una ce ne manca, dai. Ah, siamo tornati in pari. Perfetto. Allora, qua cos'è? Aerei disponibili nelle riserve. Sì, ma mi sa che ho solo bombardieri del cacchio. No, qualche fighters ancora. Aspettate che mi sa che qua qualche fighters dovrei averlo, ma non ce l'ho. Allora, questi qua ce li ho tutti, Tactical Bomber, che non servono tra l'altro a nulla. Questo lo cancelliamo, ok. Questo sono morti tutti, ciao. Poi questi sono morti tutti, ciao. Mandiamo via anche questi, tanto... Vabbè, lasciamoli perdere per ora. Quindi vuol dire che tutti quelli che ho sono qua, 104. Va bene. Cancelliamo questo numero in maniera tale che sia 100 4, tanto non ne posso produrre di più. Quindi va bene, in teoria non dovrei avere più questo tizio. Missing production, non lo so. Vabbè, vediamo qua cosa mi permette di fare. Potrei andare giù in questa direzione. Se no, quasi quasi, no, sto già ricercando quello. Ah, ok. Adesso ci siamo ragazzi, iniziamo a fare anche qualche jet magari. Intanto vediamo le mie flotte. Dovrei averne una. C'è drone sott'olio. Perché non mi c'entri a visuale? Dove caspita sei? Dove sei? Chi sei? Perché? Cerca di esprimerti con parole vere. Tu appena puoi, partiamo.
Qua ci manca l'air superiority, eccetera. Allora, questi qua come sono messi? Non sono ancora al top, top, top. Quanto ci mettono a ripararsi del tutto? Maggio. Beh, siamo. Aspettiamo, il mese prossimo dovrebbero essere ok. Ok, vediamo un po' intanto se qua ci sono i miei tank. Sono ancora in viaggio i tank. Dove sono? Mio Dio, sono ancora in Africa, ragazzi. Oddio santo. Strategic redeployment, please. Vada. Lo utilizzi. Si sbrighi. Il problema, ragazzi, è che noi purtroppo. Aspettate un momento. Aspettate, aspettate, aspettate. No. Posso produrli solo qua. Quindi il problema è che dovranno tutti quanti, sempre per sempre, ora pronover secolorum, andare da lì sotto. Oh, che palle. E vabbè, è così. No, aspetti tank prima di attaccare, anche perché ci manca qualcuno che venga qua a fare il Baltic Sea. Aspetto che quelli arrivino in posizione. Poi dovremmo essere messi bene. Questi sono tornati qua. Li possiamo mandare a quel paese questi. Vai. Riprendiamoci le Baleari. Porca miseriace, guardate cosa sta accadendo qua. Sì, vittoria totale tombale, fantastico. Ci siamo ripresi le Baleari, loro si sono ripresi la Sardegna. Scacciamoli, scacciamoli completamente. Cioè, ci siamo ripresi, ora dobbiamo combattere. Se c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Ok, qua vedi qui. Qua purtroppo c'è un altro porto. Quindi arriviamo qua velocemente. Sbarca da qua a terra di lì e appena puoi vai. Perfetto. Ok, dai che ce la stiamo facendo, ragazzi. Pian pianino ce la facciamo. Rodi è tornata italiana, fantastico. Quindi ora ci mancano solo Creta, Cipro e la Corsica. Perché diciamo che le Baleari sono fatte. 21 giorni, vabbè, appena puoi vai, insomma, non mi interessa. Allora, qua com'è andata la faccenda? Molto bene. Adesso dovremo iniziare ad avere una serie di vittorie pazzesche di fila, perché appunto loro hanno davvero poche navi e scappano appena ci vedono. Quindi appena riusciamo a beccarle, siamo sicuri che moriranno tutte. Qua abbiamo perso dei convogli, purtroppo qua ne stiamo prendendo un po'. Pazienza. Sì, tanto che non perdo. Gli uomini sono addirittura aumentati. È perché ho cancellato questi. Allora, questi facciamo che entrano direttamente qui. Ah, non avete un piano per adesso, quindi non posso farvelo fare. Però tanto non verrete deployati praticamente mai. Voi come siete messi? Prego, Strategic Redeployment. Chi si sta muovendo lo faccia più rapidamente. Sono ancora qua. Fabbriche. Veloci. Vediamo se riusciamo a velocizzare la faccenda facendo delle strutture, ma non è che cambia molto, eh. Rendiamo più veloce il viaggio per i nostri almeno fin qui. Cioè, non so che cacchio fare io. Strutture ovunque. Qua fanno davvero schifo, per esempio. Sì, ma qua, cioè, poi qua non servono a niente, tra l'altro. Non è che servono. Sto facendo cose utili ora, eh. Però, insomma. Molto bene. Voglio eliminare completamente la flotta loro. Tra l'altro, il Free France non so neanche dove cliccarlo. Vediamo un po' facendo così. Ha ancora tre navi il Free France. Non so dove possa essere la sua capitale, però. Vabbè,
In questo momento siamo di sicuro quelli più attivi, perché l'asse non sta facendo nulla. C'è zero, proprio 0-0-0. Vediamo un po'. Tanto qua io sto preparando le mie invasioni varie. Magari questi. Effettivamente non ha senso tenerli nel porto lontano, andate nel porto più vicino. Tutti. Select all. Tutti qua. Che cacchio è sto? Che cosa sto vedendo? Perché sei qua? Mio Dio! No! Perché? Ma perché succedono queste cose in sto gioco, ragazzi? Why? Vabbè, galli cedroni qua, dove cacchio siete? Ce la fate? Ok, facciamo hold. E venite qua a riga. Per cortesia. Voglio che veniate qua a riga. Passano nel Mediterraneo. Ma non si sono ancora mossi! Ma che palle! Ma perché non succedono le cose? Cioè, erano lì tranquilli a fare convogli escort del Baltico. Ovviamente dove ti metti se devi fare convogli escort nel Baltico? Nell'Oceano Indiano. Qual è la cosa più logica che uno possa provare a fare? Grande. Cioè no, in realtà è andata male. Ok, tutto il resto. Qua. Qua non ci stiamo arrivando perché per ora ci stiamo occupando di questa zona. Fatto, ok, le Baleari sono prese. Ora, qua ci sono un sacco di François. Ma sono François buoni. Questa è France di Vichy. Quindi non c'è proprio più nessuno qua. Oh. Vediamo anche a livello di aerei, quindi non possono avere aerei in questa zona. Zero. Yes, sir. Molto bene. Allora, cancelliamo la missione. E state nei garage a garageare. E prendiamo la mia flotta super mega overpower, che sta facendo pulizia del Mediterraneo. Pulizia del Mediterraneo. Hold e search and destroy. E mi fai questo e questo. Continuate a eliminare ogni cosa che ci sia sopra o sotto l'acqua. Abbiamo trovato della gente. Quindi sono ancora in quest'area qua. Purtroppo continuiamo a evitare lo scontro per poco. È così. Adesso potrei invadere questi. Partendo da qua. Cioè, in realtà da dove parto non me ne frega niente. Queste robe non le avrò mai per me. Dalla zona più vicina, potrei dire. Quindi, tipo, ci mettiamo qua. Invasione navale da qui a qui. Con spread da questa parte. Beh, non è che ci siano molte altre cose da fare. E gli cancelliamo questo qua. Perfetto. Qua c'è ancora una flotta inglese, però. Facciamo così. Dovremmo avere il controllo totale del Mediterraneo, circa. Non siamo riusciti a salvare questi. Due sottomarini. E dobbiamo essere più veloci. È che adesso la flotta è troppo grande, loro ce l'hanno piccola e quindi più rapida. La mia flotta qua è arrivata? No. Aspettiamo. A parte che oltre che la flotta devo aspettare anche. Tanto qua i tedeschi se ne vanno, fra un po' il piano più veloce diventa quello di attaccare i finlandesi. Vabbè. Lasciamo perdere, come sempre. Cavolo. Un solo sottomarino e 10 convogli. Questo? Bene. Continuiamo a andare. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Posso arrivare fin qui. Questo qua ci dà Battleship e Battlecruiser. Battleship, Battlecruiser, Heavy Cruiser. Capital Ship Armor. Allora, Capital Ship Armor. Cosa viene considerato Capital Ship? Quelli che hanno questo coso.
Quindi non queste due, che sono quelle che sto producendo io. Quindi non mi interessa proprio più nulla andare da quella parte. 0-0 spaccato. Qua ho già fatto tutto, qua pure. Ricerchiamo gli alpini. Grandi, 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 bene. Abbiamo fatto delle navi. Allora, qua con voi mandiamo via tutte le varie notifiche, tanto sono sempre le stesse. Possiamo modificare l'oil plant. Perfetto, quindi ora posso andare a produrre oil plant dove già li ho prodotti, giusto? Credo. Boh. Andiamo a schiacciare tasti a caso, ragazzi. Sì, tasti a caso. Sì. Tanto tutta sta roba non serve a niente, non è che. Un po' di dockyard, un po' di fabbriche militari. Uno di questi. Anzi, quello lì lo voglio fatto subito. E vediamo un po' cosa succede. Questi si stanno ancora muovendo. Oh, sono in Turchia, dai. Hanno visto la luce. Per fortuna. Andiamo a ricercare da questa parte. Ok, stiamo per arrivare al jet anche in questa situazione. E boh, andiamo fino lì a sto punto. Tanto non li andrò mai a produrre perché non ce la faccio. Allora. Dov'è che siamo qua? Urca, questa qua è la mia flotta sott'olio, quindi. Che è solo di passaggio, tra l'altro. E beh, che ci posso fare? E hanno subito anche un bel po' di danno. Australiani. Contro altri convogli. Qua sono convogli giapponesi che verranno distrutti dagli americani. Ci possiamo fare poco, come sempre. Allora, gli americani attualmente hanno una flotta che, cioè, ci fa paura. Questi, non riusciamo a prenderli, sono troppo rapidi. Allora, dovrei dividere la flotta perlomeno in flotte più piccole. Perlomeno a metà. Perlomeno a metà. Allora, dividiamo questa flotta a metà. Gli diamo un nuovo comandante. Gli diamo come base Napoli. No, non a tutte e due. Allora, select. Tu rimani qua. Ok. E alla nuova flotta, quella che non ho rinominato. Questa. Questa si chiama seconda classis, perfetto, e mi fa search and destroy cercando di intercettarli perché magari due flotte fanno il lavoro migliore di una sola. Ce l'abbiamo fatta? Sì, sono passati, ne sono arrivati 15. Io c'ho ancora questo che passa tranquillo. Quindi continuiamo a perdere convogli. Vuol dire che stiamo continuando a perdere gente in tutti questi passaggi. Qua un'altra contro i norvegesi. Abbiamo perso un'altra volta. E vabbè. Quando il gioco decide che è più bello passare di lì, chi sono io per andare contro? Qua qualcuno ha dell'acciaio da darmi. Ispa. Americani, datemi l'acciaio. Va bene, dai ragazzi, ci salutiamo qua. Volevo provare a fare l'invasione qua, ma vedete che cioè, è lentissimo. Purtroppo non è che ci posso fare molto. Io posso reclutare solo la gente qua in Sudafrica, farla passare da qua dove non posso neanche costruire io infrastrutture. È lentissimo come cosa. Però secondo me il piano è buono, quindi attaccherei pronto la Norvegia. Adesso questi sono qua. Il Mediterraneo è sempre un posto più sicuro.
Adesso abbiamo la produzione che tutto sommato non mi dispiace. Questi qua sono sotto. Quindi devo produrre quelli e questi. Ah, qua addirittura Modern Tank siamo troppo sopra. Quindi facciamo una modifica dei piani. Portiamo questo su come prima cosa. Poi porto su questi. Quindi l'artiglieria e il destroyer. Perfetto. Se avanza qualcosa producete qualche tank. Quindi questa dovrebbe essere a posto per avere questi qua che funzionano a meraviglia e quindi avere anche i rifornimenti al massimo. Portiamo anche gli upgrades al massimo, chi se ne frega, tutto al massimo, così. Quindi senza priorità, nessuna cosa è una priorità. No, lasciamo questi per adesso. Perché voglio che gli upgrades siano finiti e ci manca infantry equipment e mechanized. Quindi portiamo queste due cose a posto, poi possiamo portarli verso la metà. Cavolo, però davvero tanti qua servono. Ancora un bel po'. Dobbiamo produrne un bel po' noi. Magari possono darci qualcosa i tedeschi. Allora, request land lease. 300.000. They will accept. Vediamo un po'. Request land lease. Magari mi arriva roba nuova, cioè. Non ho capito mica perché. Anche te ne hai 300.000, c'è cioè qualcosa che non quadra. Ah no, 300.000 sono quelli che ho io. Aspettate, che cacchio sto facendo? Clino. Ho fatto request. Cioè, gli sto dando o li sto richiedendo? Allora, as answer our request. Ok, loro ci danno. They will decide to not give us anything. Crucchi del cazzo! Va bene, dai ragazzi, ci salutiamo qua e ci vediamo alla prossima. GG a tutti!